Torna ad Atessa un importante evento sportivo multidisciplinare. Parliamo delle Atessiadi, l'edizione 2016, che ha qualche novità rispetto al passato, a cominciare dalla data, ma non solo. Ne parliamo con l'assessore allo sport Rocco Menna, che ci spiega tutto nei dettagli. Sì, effettivamente quest'anno la manifestazione, piuttosto che farla nel mese di luglio o agosto, lo facciamo dal 18 al 26 di giugno. I motivi ne sono più di uno. Uno è il fatto che le società sportive, magari nel mese di luglio, si sono sciolte, quindi insomma chi se ne va al mare, chi ha le vacanze, quindi magari è più problematico reperirle. Poi abbiamo inserito dentro alla manifestazione anche l'evento che organizza Mario Dana, ovvero il Monello. E poi la cosa più importante, secondo me, è quello di dare vita al paese, alla città di Atessa, in un periodo un po' morto, tra virgolette, perché già luglio e agosto ci sono diverse attività, che l'estate, luglio e agosto è proprio il clou delle manifestazioni. E quindi noi andiamo ad arricchire un'altra settimana, altri 9 giorni, in un periodo dove magari ci sono meno attività, quindi diciamo che andiamo a riempire la città, e anche dal punto di vista economico e sociale potrebbe essere una novità e uno stimolo in più, e mi auguro che anche i commercianti possano mettere a disposizione tutto la loro voglia di fare per cercare in qualche modo di ottenere dei vantaggi anche economici. Le novità, diciamo che la manifestazione è rodata, quindi di massima le attività che si fanno sono quelle, sono diciamo, le stesse, le attività sportive in quanto tale. I risultati delle Atessiadi si sono viste, perché ci sono state sempre più iscritti nelle varie associazioni sportive. Tu, Antonio, segui molto lo sport, e quindi hai notato quanti bambini e ragazzi sono iscritti a tutte le varie associazioni sportive di Atessa, nelle svariate discipline. Quest'anno, per tutta la durata delle Atessiadi, abbiamo voluto inserire qualche gioco, diciamo, popolare, un po' più per divertimento, diciamo, dare una possibilità a chi non fa magari sport agonistico, di volersi divertire con il famoso palo grasso, il palo che viene dallo show dei record di Gerry Scotti, che tutti conosciamo. E stiamo preparando proprio il piano di sicurezza e tutto, con dei premi, che chi arriva magari a prendere la bandierina, un bel premio. E quindi per i ragazzi, i giovani che si vogliono divertire con questo tipo di sport, chiamiamolo così, di attrazione, lo possono fare tranquillamente. E anche il calcio saponato, che comunque insomma è un altro diciamo, divertimento per i più. E che magari durante la settimana si organizzano due o tre ragazzi che vogliono leggere 3 contro 3, 5 contro 5, come si vogliono organizzare, e lo si può fare tranquillamente anche questo sport. Il palo grasso verrà piazzato a Piazza Garibaldi, mentre il calcio saponato a Piazza Benedetti. A Piazza Oberdan ci sarà, no, quasi tutti i giorni ci sarà il basket, quindi basket per i bambini, tornei per i bambini di basket, quindi diciamo che è già rodato anche questo, anche negli altri anni. Sul parcheggio multipiano, il calcio a 5, volley e tutto il resto, quindi diciamo che tutto il centro storico è occupato dalle varie manifestazioni. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, poi abbiamo lo stadio di Monte Marcone e il Fonte Cicero, che comunque saranno impegnati con i tornei del territorio, il settore giovanile di calcio. Io mi auguro che possa andare tutto alla perfezione. Il ringraziamento particolare che faccio anticipatamente all'associazione Agli, che quest'anno diventa US Agli, quindi Unione Sportiva Agli, quindi praticamente che gestirà tutta la manifestazione, e mi auguro che anche con l'Unione Sportiva possiamo avere delle novità col passare del tempo. Ma il motore di tutta questa,
di tutta questa organizzazione, oltre all'amministrazione comunale che comunque fa la parte, diciamo, più grande dell'organizzazione, ma lo dobbiamo a questa associazione in prima persona. Faccio questo nome perché veramente è una persona che ci sta dando l'animo, Massimo Stefano, quale diciamo, parte primaria dell'associazione Agri, che grazie a lui, insomma, questa associazione è cresciuta e sta facendo tante attività, dalla pista di pattinaggio, ecco, a Tessia dell'anno scorso, quest'anno, e 2 anni anche che fa organizza la pista di pattinaggio. Io mi auguro che la gente si diverte, i cittadini a Tessia rimangano contenti. Se ci sta qualcuno che vuole dare qualche suggerimento, ben accetto. Se qualcuno che vuole dare una mano, lo può dare tranquillamente, è volontariato. Quindi chi vuole può tranquillamente dare un contributo alla sua città.